Il freddo ti ha un po' scordato. Peppino, come mai vieni qui a fare il bis insieme a noi? Perché poi c'è la musica per i giovani con i super DJ, e io lo so, non lo so, e dopo sì che si balla tutta la notte, e dopo sì che si trasmettono energie cosmiche. Io nel frattempo che accordo, ed è difficile, volevo ringraziare tutti voi, grazie a tutti voi ovviamente per l'accoglienza, per chi ha fatto tutti questi chilometri. G cosa vuol dire? Solo. Ci sono anche dei dischi, posso dirlo, che ci sono dei dischi da soli che piangono, sono i miei. Se vedete dei dischi che piangono in questo anfiteatro bellissimo che merita di essere riempito sempre, da tanto che è bello. Io... Vogliamo ringraziare anche chi ha organizzato, sì, chi ha voluto fortemente anche serate, non soltanto nel nostro movimento, anche tutte quelle che sono tantissime, in questo posto che è un, perché no, un piccolo miracolo parabolico in mezzo alla valle. E allora grazie, grazie dell'invito e come sempre continuate così, ci fa piacere. Poi... Posso aggiungere che al sud, almeno nelle mie terre, un posto con un anfiteatro così bello non è molto frequente, quindi io vi consiglio, soprattutto a quelli che vivono qua, di amarlo questo posto, di frequentarlo, di fare delle proposte, di venirci a lavorare, di idearci delle cose e di farlo e di tenerlo vivo, perché questo posto è bello anche quando è pieno, però quando è vuoto, ma è bello anche quando è pieno, quando pulsa di energie del posto. Questo sud dobbiamo amarlo, soprattutto noi che ci siamo nati, non ve lo dimenticate. Io volevo dire invece che pur di non vederli piangere, i dischi non li ho portati. Ormai non porto più neanche il merchandising. Preferisco regalare canzoni non ancora registrate alla gente. Beh, però intanto stasera potete prendere i miei così. Sì. Fate un piacere anche a me perché è un mio amico. Grazie. Poi io gli mando sempre qualcosa. Il nostro sogno è di costruire un anfiteatro così anche da noi. Magari. Se lo faccio io, poi dopo ci attraccano i battelli, diventa un casino. Posso dire, una volta mi ha detto Davide, uno dei... primi periodi che ci eravamo conosciuti, no? Mi disse, guarda, io... E lui vedeva che io avevo quest'ansia di andare all'estero, di suonare in Germania, in Repubblica Ceca, gli raccontavo quando tornavo di questi viaggi in posti sconosciuti, e lui mi diceva, guarda, Peppe, ti devo confessare una cosa, il mio sogno è quello di suonare. Tu mi è rimasta impressa questa cosa, lo racconto sempre a tutti. Il mio sogno è quello di suonare in un battello sul lago di Como tutte le sere, solo lì, e chi vuole venire a sentirmi deve venire là. Quando mi diceva sta cosa, io dicevo, questo, pensavo, questo è folle, è matto, com'è possibile? Era come Maurizio Costanzo Show, però io sempre lì. No, ma io ci ho pensato sempre, ho detto, questo prima o poi fa sta cosa, prima o poi la fa, quindi se la fai loro verranno, perché è vero che... Grazie della fiducia, vedremo cosa fare. Anche a Nostromo. No, era una cosa che dopo questa anatomia dell'irrequietezza, continuare ad andare in posti e vedere gente che deve muoversi comunque per forza, io dico, io sto sempre in un posto, ricambiate, venite lì. Vi aspetto qui. Tanti minuti. Poi il battello si muove, quindi è facile perché va una volta da una sponda, una volta da quell'altra. Poi un giorno magari entra la nave. Yeah.
strada, canchia ne scimmia. No, sbagliato. No. Un'improbabile, un'improbabile versione. Ero un po' stanco, canchia ne scimmia, era signor compare mio. Ero un pressore, na 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 na. Era curio, che la va su e giù, e l'autista che ne ha portato, e lo asciuga, con un pare mille, e la donetta che ha sbagliato i piedi, sembra una solita fioritella, ci sarà corriere. Mi passa il cielo, arriva con nessuno, lascio una rosa con del sole. Sempre un po', meglio chiudere la linea.
sembra la stessa. È bello l'aria, non è più un bacio, proprio bello. Sempre, forever. The same, tiritera. Sempre la stessa. Forever. Sempre la solita tiritera. Sempre solo la smera. Aspetta, storia no, di una capiniera. No, sempre una camminone. Tutto su un postale. Come che era? E un postale. Cangia le scine. Era signora tu non pare mine. E l'autista che ha sbagliato biglietto. Era signora tu due cascette. Sempre lo stesso stavano a sera. No, sbagliato. Scusa. Sempre stavano tu banale. Tutto su un postale. Con questa cosa sempre un misto fra Enzo Del Re e Matteo Salvatore, cioè un riassunto praticamente. Brutta cafona, brutta cretina, quanto sei brutta, ti passi in accita. Davide Andespros canta per sé in foggiato. Sai per fondo, tendoci pure. Grazie per tutto, lasciamo la musica ai veri figli della notte profonda. Grazie a tutti.